oggi è la mia giornata. Do il benvenuto a tutti voi, ultimo giorno del mese di febbraio. Insomma, anche sto febbraio, ragazzi, sembra ieri che era, non dico Ferragosto, è Natale ieri, Ferragosto ieri, e siamo già alla fine di febbraio. Domani, primo marzo, il mese che ci porta la primavera, e in effetti le temperature stanno già volgendo al giusto primaverile. Volevo mandare un saluto subito, perché la puntata oggi è bella ricca. Volevo presentarvi la nostra cuoca di quest'oggi, Raggio di Luna. Buongiorno. Buongiorno. Raggio, buongiorno. Salutiamo il suo amico Manitou con i totem e tutto il resto. Lei, beh, è già truccata con i colori di guerra? Sì, sta, sì, sono già pronta. Senti, sta aspettando il suo uomo che è andato a caccia, Sì, è andato a caccia con i trattori oggi. Con i trattori. Vabbè, Francesca Mezzadri, fai un giro. Chi è? Chi abbiamo? Chi c'è? Ma c'è Pinocchio? Abbiamo Pinocchio! Che bello! Fai una sfilata. Ma... Ma buongiorno. Oh babbo, oh bambino! Ma io faccio, ma... Come non l'ha mai fatto? Ma... Non si può dire come mai fatto. Ma che so, che so, che so, Mastro Geppetto io? No. Ah sì, t'ho fatto con una resa da... Certo che il martedì grasso ti si addice. Ah, beh, infatti, ho detto, proprio, martedì grasso. È la tua giornata. È la mia giornata. Buongiorno a tutti. Buongiorno, signor Sono rimasto ancora giovedì, io, vedi? Ah, sì. Signor Geppetto. No, signor Geppetto, signor Pinocchio, no, Geppetto sono io, no, non confondiamo. Oh bambino, oh bambino. Io faccio Mastro Geppetto allora. Ma si puoi farlo. Che ti ho fatto con una pialla, con una sega. Con una sega. Non si può dire. Non si può dire, sì, ma è un arnese. Sì. Per me che più è peggio. Ma che carino. Hai visto che ho fatto successo, devo dire che giovedì sera con queste mie gambe, hai capito, ho fatto successo. Quindi poi insomma io sono un nostalgico. Io mi ricordo ancora di quando andavo a scuola, che non vedevo l'ora che venisse il carnevale, le mamme preparavano, che non si può più adesso. Perché? Non si può più portare. Perché in ascola, con l'igiene, non si può più, non puoi più portare le frappe, le torte fatte in casa. A scuola come si faceva una volta, la spuma, la spuma, che meraviglia. È vero, una volta. E non si può più, e invece era una cosa bellissima, perché poi era una festa per tutti e anche per i bambini meno abbienti. È vero. E per ora era una festa, anche con solo una mascherina, però una grande allegria per tutti. Pensa che sono uscito di casa giovedì. Scendevo le scale per andare a suonare e c'erano dei ragazzi di 13-14 anni. Ho detto, è giovedì grasso, non vi vestite voi? Ma non è mica Halloween, mi hanno detto. Ma dai. No, ti giuro, per loro nuove generazioni. Il truccarsi il vestito è Halloween. Quindi hanno sostituito dolcetto scherzetto con ogni al carnevale, ogni scherzo vale. Ma sai, c'è l'evoluzione dei tempi, il carnevale che ho è capito, di origine... No, le tradizioni sono nostre, le nostre tradizioni. Vabbè dai, 2000 anni che ci portiamo, adesso magari il carnevale lo facevano anche i romani. Perché, no, vabbè, no, per dire, sì, le tradizioni, però i ragazzi giovani conoscono... Mi metto a sedere, posso? Si accomodi, signor Pinocchio, stia attento a non rompersi le ginocchia, perché insomma sono un po'... Allora... Pinocchio, Claudio Zanardo, Raggio di Luna, Francesca Mezzadri. Vamo là. È bello, Raggio di Luna. È bello, sì. Ti piace Raggio di Luna? Sì, perché sì. lei spetta. Sì. Ci si vestiva invece da cowboy, da cowboyessa. Da cowboyessa? Poteva chiamarsi Calatemi Jeans. Calatemi Jeans. Conta, scusa. Ma Pinocchio un po', sai, Pinocchio deve dirlo un po' di bugie. Certo. Perché dicono che le bugie hanno il naso lungo e va bene, sì. Ma le gambe corte? Beh, perché Pinocchio, se ti ricordi, per scaldarsi, dicendo la moglie, si bruciò le gambe, quindi gli si accorciarono le gambe, gli si bruciarono i piedi e le gambe. E quindi se le dovete far rifare. È vero. Forse probabilmente da quello. Ah, ecco, no, io non mi ricordo che quel naso lì ti sta proprio bene. Le bugie alle gambe corte, sì. chissà Brunetta quante ne dice. Sì, Zanardo. No, faccio per lì. Abbiamo un Pinocchio simpatico, sì. Fagli questo bel primo piano, che splendido il nostro Claudio. Perché no, indubbiamente ti chiamano il matto di Vignolo, una ragione c'è, no? Il matto di Vignolo. No. Il problema non ha... L'importante è sapersi prendersi in giro. Bravo, bravo. Che, allora, credo che sia la massima esposizione dell'intelligenza, no? Giusto. Chi è troppo pieno di sé,
chi non si sa prendere in giro, per me, insomma. Però credo che la serietà e l'educazione, il rispetto degli altri non stia certo nel mettersi un naso da Pinocchio, questo si mette e si cava. Senti, ma ti sta guardando? Non certo in giacca e cravatta. No, vabbè, io oggi sai, sono... Non è detto che uno che sia in giacca e cravatta sia una persona più seria di uno che è in maschera, eh? Attento! Detta così. Ma tua figlia ti ha visto così? Lì, ma cosa ci fa da mangiare? Ci farà mica un bisonte? Cosa ci fa da mangiare? Un bisonte. Ci farai qualcosa di tradizionale, spero. Bisonte alla griglia. No, abbiamo appena chiamato Buffalo Bill. Per una voltoia alla griglia. Una voltoia alla griglia. Non so. Cioè, vabbè. Vabbè. No, facciamo qualcosa. Ha detto che fa cactus ripieni. Cactus. Sì. Sì, cactus ripieni, bisonte alla griglia, sì, bufalo allo spiedo. Sai che andavo a suonare in un posto, per io facevo un toro allo spiedo. Ah. Sì, sì, in teo ci mettevano dei giorni, era una festa. Cioè, bello grosso. Sì, 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 ma era, pensa a te. Ma oggi la vedo dura. No, beh, dai, Marte di Grazia, gli scherzi, scherzo male, dai, l'ultimo. È sì, giusto così, eh. Cioè, ragazzi, cos'è che va bene? Cioè, voglio dire, ultimamente tu apri il telegiornale, vedi dei dislike, si divide. Ieri c'era Bersani a Modena, lo sai. Ho visto, ho visto. Comincia già a fare campagna elettorale così. Sì, c'è cioè, anche. Ma lì, insomma, non è dato sapere. Meglio che non andiamo, non ci inoltriamo in un terreno talmente minato che lasciamo. È il carnevale, parliamo di cose frivole, di frivolezze, di frappe pensavo e di castagnole. Pensavo che fosse uno scherzo. No, no, è la verità. Ma la colpa è tutta, gli ha detto che la colpa è tutta di D'Alema, è lui, no? Ah, allora, lui si prende sempre tutto. Beh, ovvio. Vabbè, allora, cara Raggio di Luna, oggi la cucina indiana prevede... Cosa prevede oggi la cucina indiana? Facciamo qualcosa di molto tranquillo e molto tradizionale. Esatto, noi entriamo già in quaresima, perché sì, domani è mercoledì e ceneri, eh? Sì, di carne non ce n'è, effettivamente, vi preparate al mercoledì delle ceneri. C'è lo specchio. Eh? C'è lo specchio, vabbè, un po' di specchio. Sì, vabbè, togliamo quello, ma te la rispetti la quaresima, Fulvio? Onestamente dovresti, no. Dovresti mangiare di magro il venerdì? Il mercoledì delle ceneri in teoria si dovrebbe... digiunare, se non vado errata. Sì, doveva venire... E venerdì no, no, sono no un carne. Po' ignorante. No, no, a casa mia sono un po'... Venerdì cisaiuoli. Pesce. Venerdì pesce. Sì, non carne. Comunque... Mi puoi inquadrare questa cosa? Perché facciamo prima, se no trasferire, perché è arrivato sul mio telefono. Doveva venire anche? Prova a vedere se riesci. Eccola qua. Puoi stringere ancora. Questo è Renato Tabaroni vestito da tortellino. Bello. Con Laila. Bellide. E va. No, lui è da tortellone e lei da tortellino. Lui è da tortellone. Doveva venire stamattina vestito così, poi... Che bello. Con una serie di... Riesci a stringere ancora di più? No, siamo... vengo io più vicino se c'è... No, perché mi piacerebbe proprio che vedeste questa cosa. Ma mandala qua di là. Ecco, no, no, beh, ma si vede anche così, sì, mettiamo a fuoco. Che forte. Renato Tabaroni è alla Sala Paradiso. Ma il tortellino sarà anche poi, è il ripieno che secondo me ho dei dubbi. Ho dei dubbi sul ripieno. Vabbè. Del tortellone, del tortellino sicuramente. Dovevano essere con noi. Comunque, cosa ci prepari questa mattina? Allora, faremo un risotto, farò un risotto con gli asparagi e lo speck. Asparagi e speck. Asparagi e speck. Poi farò... Allora, vediamo in attimo che cosa serve per il risotto. Certo. Se la regia è pronta. È molto semplice. Con la ricetta l'andiamo a vedere subito. Risotto, asparagi e speck. Serve riso, asparagi freschi. Il riso, freschi. Gli asparagi freschi oppure congelati. Sugelati perché non è stagione d'asparagi, si fa fatica a trovarli. E poi lo speck affettato, sale, pepe, dado oppure brodo, insomma, se avete il brodo tanto meglio, molto semplice. Poi farò gli zucchini, le zucchine ripiene. Zucchine ripiene. Anche qua servono le zucchine. E poi faremo il pieno con uova, pane grattugiato, parmigiano reggiano, noce moscata e poi serve anche la passata di pomodoro. Inizierò, perché va cotta in forno, con la crostata. Una invece crostata. Di susine. Di susine. Di susine. Ah, sì, però buone. E qua la pasta frolla, serve l'uovo, la farina, il burro, lo zucchero, dose, Bertolini. Ah, mi ha detto sì, sì. È perfetto, la brava. Dose Bertolini e la marmellata. Quindi vado a iniziare a fare... Aspetta un secondo, perché ne è arrivata un'altra. Ne è arrivata un'altra. Perché a proposito del ripieno, ecco, guarda qua che cosa c'è scritto, se ce la facciamo. Proprio ti sono venuti a sentire, caro Claudio.
perché c'è scritto mangiami, sentirai che è ripieno. Vedi? Ecco, questo è Renato Tamaroni e Laila con la scritta di dietro, un bel abito di carnevale. Bello, molto bello. Bello, bello. Beh, sai, lui è di Castelfranco. La patria del tortellino. Ci sta, ci sta. So che questo fine settimana se ne partirà per l'Egitto. Ancora? Ma non era appena venuto a casa da Cuba? Adesso vai in Egitto. Ragazzi. Bisogna che mi metta a fare dei balli di gruppo anch'io. Ci prende più soldi, si vede. Vabbè. Sì, è vero. Bella, che bellina questa. No, ma guarda che ti sto ascoltando. Ti sto ascoltando. Renato, se c'è un posto, vengo a fare i balli di gruppo anch'io, così vado in vacanza anch'io, perché non ho mai tempo per andarci. Sì. No, Renato. Sì, ma già mi piace oggi così. Pinocchio, sei molto... ho passato, devo dire la verità, che ero nei paesi dei balocchi, poi dopo mi sono cresciuto lì e ho preso un po' di bastonate. Nel senso che ho passato un periodo che non stavo proprio bene. Però adesso sto riprendendo. Di solito la primavera, sai che dici, oh, c'è la primavera che ti... Invece no, a me mi rigenera. Ho visto le prime margherite, le prime viole, così, le violettine. Allora, dai, in apertura, visto che abbiamo presentato il menù, mentre tu cominci a fare la tonda, ci facciamo uno scherzo romagnolo? Marco, tu parti con il pezzo che è un video registrato... Lo facciamo da Pinocchio, uno scherzo. Lo facciamo da Pinocchio. Ogni tanto, fra le immagini, mixala con quello... Fra l'altro c'è anche la novella nel video, gli facciamo gli auguri. Perché ha compiuto gli anni ieri come me. Rinnoviamo gli auguri tu alla novella. Tu eri presente alla festa. Però stai più su Claudio mentre suona Scherzo Romagnolo, eh? Dai, possiamo partire con il video? Ogni tanto fammi vedere Claudio che la fa. Però questo sembra il ballo di Cosi, Carmela. Ecco me. Vabbè. No, questo non c'entra niente, questa è un'altra cosa. Sì. Scherzo Romagnolo è una clip, non è quella che è su YouTube. Scherzo Romagnolo è un video che abbiamo preparato. È un brano, è proprio un ballo di gruppo, cioè è uno scherzo, è una polca portata a ballo di gruppo. Una polca portata a ballo di gruppo. Sì, registrata al Villa dei Glicini. Possiamo partire se abbiamo... L'hai trovato il video? Marco! Sì che c'è, è alla fine. Scherzo Romagnolo. Scherzo Zanardo, Romagnolo. Scherzo Romagnolo. Tac, dai che arriva. Ci vogliono fare uno scherzo. Ci vuole fare lo scherzo. L'ho trovato. Ecco, dai, vai. Eccolo qua che arriva. Vai. We'll be right back.
Claudio Zanardo, che fatica, Pinocchio, no, non sei più allenato, Pinocchio? No, Pinocchio, Geppetto. Dopo il paese dei balocchi, là, ho servizi estravisti. È fatica, ragazzi. È fatica. Ma Pinocchio parlava in dialetto, no? No, no, parlava, forse parlava in toscano. Toscano. O come parlava, Pinocchio? Non lo so. Nasce in Toscana? Non lo so. Con Lodi, dove? Con Lodi. Dov'è? O Babbo Bambino, diceva. O Babbo Bambino. Ti ricordi, beh, il film Bianco e Nero? Sì, beh, lo faceva anche, l'ha fatto anche Benigni, che è di Prato. Sì, appunto. Bene. C'era, e Geppetto lo faceva... Manfredi. Sì. Hai capito, Raggio di Luna? Raggio di Luna! Candiga, sei stanco? Sì, sì. Devo mettermi a scrivere dei pezzi con delle note più lunghe. Magari anche meno. Anche note. Meno. Allora, cosa stiamo preparando? La pasta frolla. Ho farina, burro, zucchero, uovo, lievito. Pasta frolla normale, insomma. Pasta frolla normale. Chiedo sempre come si prepara la pasta frolla anche quando viene Brancatelli, l'avrà spiegata un miliardo di volte. Io purtroppo non riesco. No, 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 ma però tornala a spiegare, perché la gente magari... Ah, beh, guarda, è l'impasto più semplice che ci sia, nel senso che anche chi magari non è... ci sono paste particolari che non è facile fare, per esempio la pasta sfoglia, la pasta brisè, la pasta filo sono complicate, mentre la pasta frolla anche i bambini la fanno perché basta veramente poco e non è difficile farla. Ci vuole in questo caso 60 g di burro, 70 di zucchero, 160 di farina, un uovo e mezza dose di lievito. È molto facile, insomma. Ma sei una donna da sposare, te? Che sai tutte queste cose. Diglielo, diglielo. È vero? Ma non lo devi mica dire a me, beh. Ah, no, dobbiamo dirlo a quell'altro. Esatto. Ah, ho capito. Ah, vedi, no, perché allora vedi che senza volere abbiamo capito che c'è anche un altro. Sì, beh, ma anche l'ultima volta che ero venuto gli arrivavano direttamente i messaggi dal... Sempre quello, sì, sempre quello. Sempre quello. Sì, dillo con un po' più di entusiasmo. Sempre. Cioè, sempre quello. Cioè, anche lui, poverino, se ti sta guardando, eppure è sempre quello. Cioè, sembra che hai voglia di cambiarlo. No, 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 no. No, no, perché dillo allora con... È sempre quello. No, con no, però ci mancherebbe, ci mancherebbe. Poca onta. Poca onta. Poca onta. Vabbè, allora la pasta... Ma perché diventi così seria? È vergogna dire che è un fidanzato, non ho capito. Sono un po' riservata. È una sfera, sì, personale. Ha ragione, ragione. Probabilmente, sai, poi c'è ognuno. Ma è giusto, io la rispetto e la condivido, perché se una cosa a cui tiene tanto davvero, è giusto che se la tenga per sé. Che non... È giustissimo. quando... Sì, per adesso, insomma, non scambiarlo con le altre amiche, insomma. Tientalo per te, perché... Non è un po' umida quella pasta frolla, ci vuole un po' più di farina. Sì, ci metto un po' di farina. Mi vado a lavare le mani intanto. Chi ti ha fatto quel trucco lì? Però, attenta. La cinzia. Ah, cinzia. Stai attenta, Che io conoscevo una signora, che col suo marito non ci andava mai. Ma lui dice, ma come mai che tuo marito si lamenta? Perché, insomma, sai, nel matrimonio ci sono delle cose da fare, no? Non espletava mai. Dice, ma guarda, io ci tengo talmente tanto che vado con gli altri per risparmiare lui. Hai capito? Per risparmiare. Allora che non fai così anche te. No. Dai, dilla mo tutta, è un mondo difficile, vero? No, dai, di la tua versione, perché oggi è carnevale, dobbiamo ridere e scherzare, dobbiamo... Io dico solo la mia versione, che se faccio a mente a quello che mi raccontavano mio babbo, la mia mamma, di quello che hanno passato loro in gioventù, che veramente il carnevale era un modo proprio per alleggerire delle tensioni particolarissime, c'era la guerra, la fame, la miseria, quello che ti pare, allora ogni tanto bisognerebbe guardare avanti, ma anche guardarsi indietro un attimino. E poi alla fine, tutto sommato, noi ci la mettiamo poi, ragazzi, ma alla fine abbiamo tutto, se io vengo a casa tu di chiunque, apro un frigorifero, vuoi scommettere quanti vasetti di yogurt, di cose scadute che poi buttiamo via? Faccio un esempio banale, quindi poi alla fine, però, get la clear, però... Ah no, quello è vero, hai ragione, penso solo... Diciamo che, secondo me... Poi dopo dai, poi comunque rimaniamo leggeri, diciamo il senso civile, quello un pochettino è venuto a mancare, cioè una volta c'era più unità, più insieme, cioè
quando dicevano, quando un bambino nasceva in una famiglia povera, in un paesotto, era il figlio di tutti, faccio un esempio, no? Adesso hai il terrore di prendere un ascensore e che venga dentro uno perché per quattro piani non riesci a dialogare, a tirare fuori un discorso, hai il terrore, speri che non venga nessuno perché non vorresti parlare con nessuno. Abitanti dello stesso palazzo non si salutano neanche, non si incrociano neanche gli sguardi quando scendono le scale. Quindi questo forse è il male più grosso, la solitudine è pericolosissima. Quindi a me, io poi cerco sempre di scremare, drammatizzare anche per questo, ho piacere che tutti ridano e scherzano intorno, anche perché poi la musica che facciamo è prettamente ludica, quindi dedicata, certo, al gioco, al divertimento, e serve per, proprio per non pensare, almeno quelle due o tre ore, alla bolletta del, per quando ti suona il postino, ragazzi. C'è da aver paura. No, ma verso l'1:30, quella è la posta delle 10:30, diciamo, quando dice ti suona verso l'1:30, c'è da firmare. Aia. È un dramma. O l'Equitalia, sì, una multa. Poi quando un eccesso di velocità. Se lo vedi che è verde, no? Quella verde. Diventi verde anche tu. E allora è così, allora, ma sì, quelle tre ore divertiamoci, facciamo due risate, visto anche giovedì, tutte le signore, quante suore erano? 50, 60, non so. Molte. Molte. Tra l'altro ci sono anche filmati su YouTube, sì, che mostrano, ma è questa. Così. C'era un'inviata speciale, non so se l'hai visto. Sì, ho visto Francesca, tutto il servizio che è stato fatto. Suor Francesca. Vabbè. No, infatti dobbiamo ringraziare naturalmente tutti coloro che, insomma, si danno da fare ancora per mantenere viva questa tradizione. Sì, ma guarda che è bastato poco poi, perché poi dopo, ad esempio, abbiamo detto dai, giovedì ho cominciato, poi la Renza, che la salutiamo, che è stata una anche delle, una charve. Promotore. Cioè, è stata una costumista. È una che, di quelle che proprio ha voglia di fare. Ci sono messi in gioco, poi sai che poi alla gente che ci viene a trovare ogni tanto, quando capita, piacere di essere protagonista anche loro. Certo. Quindi benvengano, e sono stati promotori di questa cosa tutti quanti. Quindi, assolutamente. Senza togliere niente a nessuno. Francesca, allora come prosegue la lavorazione? Vado avanti, mettiamo un po' di pasta frolla. La tua pasta frolla, stai mettendo della farina per renderla alla consistenza adeguata. Tu sì, non lo sai, ma il signor Claudio Pinocchio Zanardo... È anche un gran cuoco, non è mai voluto cimentarsi. Davvero? Vieni. In casa sua spesso e volentieri fa da mangiare lui. No, io sempre. Me l'ha detto, sì. Zilioli, che sei bravo. Mia moglie... Ma vai a dar una mano. Mia moglie viene arriva a casa da lavorare, sempre con la tavola apparecchiata, tutto pronto, da oltre 30 anni. Ma davvero? Vedi mo. Che donna fortunata. E alla mattina alla colazione, quando torno a casa tardi, che trovo i forni aperti. Giusto. Mi fermo, ci vuole poco, un gesto da niente. Io mangio una bella spianata, perché mi piace il salato, una bella spianata con la mortadella, poi prendo due o tre pasterelle, prendo, perché sono via, vogliono il cornetto ai cereali con il miele. Oh, però. Allora io prendo il cornetto ai cereali con il miele perché fa bene. E due bomboloni. Quando mi sveglio io vedo che un bombolone è sempre tagliato a metà e mangiato, quindi... C'è sempre qualcuno che se ne approfitta. Prego. No, lascia andare Daniele. Sì. Vabbè, allora, prima, mentre stai tirando la sfoglia, forse... Sì. Ci facciamo una tua canzone, magari? Sì, dai. Nuova, c'hai una canzone nuova? C'è una canzone nuova. Franceschina. Franceschina, ce n'è una nuova che ha presentato proprio ieri l'altro alla Villa dei Glicini. Che porta il titolo di? La nuova o la seminuova? Cosa vuoi mandare, la seminuova o la nuova? Dai, mandiamo proprio l'ultima. L'ultima. Sì, devo dirtelo. Devo dirtelo. Parla, che insomma con l'autore abbiamo... Ma com'è questo devo dirtelo? È molto sottile. Allora... Cioè, delle volte dice, oh, adesso te lo devo dire. È una canzone... Dipende dal suono, anche dall'inflessione che gli dai. Dai, spiegaci il testo che ha dato Stefano Del Nero. Il testo è una storia già finita. Cominciamo subito oggi con la tristezza. Quindi, e questa persona parla e dice, adesso posso dirtelo, avevo probabilmente una storia molto travagliata, in cui c'erano grossi problemi e non poteva esserci totale sincerità. Quindi a distanza di tempo era così, era in questo modo, adesso te lo posso dire. Cioè, devo dirtelo che c'avevo un'altra, era triste. Ma non lo so, ecco qua, dobbiamo indagare. Di solito è così. Stefano, ma come va a finire però?
Cioè che, lui, che poi rientra? No, ascoltala, ma diciamo che è più uno sfogo suo di questa persona e dice adesso ti posso dire ma la verità. Ma c'era già finita, non ormai l'è finita, posso dire? Vabbè, sentiamola, sentiamola. Ascoltiamola, che sono curioso. Allora, devo dirtelo. Francesco Zai l'ha presentata in anteprima, l'abbiamo andata anche ieri, è subito piaciuta. Questa bella canzone di Francesca Mezzadri, Raggio di Luna quest'oggi. Ovunque tu sarai, ti prego ascoltami un attimo. Lo so che non dovrei, ormai sono fatti miei, ma sentimi. Io l'ho dovuto fare, tu sai come, perché, di altre spiegazioni non ce n'è. Io non ti ho preso in giro e non lo farei mai, e spero tanto che lo capirai. Tenti di convincerti, ti giuro non vorrei, quegli anni già lo so non tornano. Tacere mi fa male, per questo parlerò, e non mi importa se mi crederai. Io ti ho voluto bene, che più bene non si può, e adesso sento che rinascerò. Francesca Mezzadri per voi, devo dirtelo. Dai, sì, sì, abbiamo capito, alla fine gli manca. Gli manca, gli manca amore. Sempre così, non ci si rende probabilmente conto. Se glielo diceva prima ci poteva ci stare. Bravo Claudio. Dovevo dirtelo. Dovevo dirtelo. No, devo dirtelo, ormai. No, bellissima,
Complimenti. Grazie. Poi anche Zilio che fa lo show di Shaq. È vero. Pronto? Pronto? Ti rompo perché c'è una persona che sta aspettando. Buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno Fulvio, sono Valentini. Oh, immancabile. Ciao Tommaso. Voglio salutare tanto anche la Francesca come cuoca e come cantante. Grazie, ciao. Bravo Francesca. E poi saluto Zanardo. Grazie. Tutti gli ascoltatori, il mio artista Capucci. Bene, il tuo autista. Grazie Fulvio, grazie, buongiorno ciao, a ciao. Tutti quanti. Ciao, ciao. 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 No, deve... Beh, sembra un po' come Pinocchio e Lucignolo. Sì, Capucci e Bonantini. Dopo. Sì, sì. No. Come? Come Pinocchio e Lucignolo, quando vanno sì nel paese dei Balocchi. Sì. No, io tra l'altro, a proposito di queste cose, volevo farvi vedere queste immagini che tra l'altro trovate anche su YouTube. Ecco, queste sono le immagini che abbiamo girato proprio la sera di Carnevale. Tu eri con l'orchestra con Tiziano e la Nicoletta. Ecco, Tiziano faceva Mastro Geppetto e invece la Nicoletta faceva la fata dei capelli turchini. Sì. Perché insomma c'era tutto il corredo, diciamo, fatta turchina, fatta bene, fatta gnocca. Fatta gnocca. Dai, lo sai che... Vabbè che i bambini adesso sono a scuola. Sì. No, ma infatti... Non è niente di volgare, dai. No, no, assolutamente, non c'è niente di volgare. Poi se non sarei Pinocchio, insomma. Ma no, è giusto, è un po' monello, è Pinocchio. Vabbè, insomma, oltre che ad essere bugiardo, è un po' monello. È vero? È molto monello. Molto monello. Dopo si è rimesso a posto. Allora. Si è rimesso a posto perché chi l'ha convertito? La balena? Il gatto e la volpe? No. Quanta fretta, ma dove corri, dove vai? Il grillo parlante. Il grillo parlante, è vero, che subito gli aveva tirato dietro qualcosa. Ecco, qua vediamo invece la nostra Francesca, vestita da suora, che va a intervistare un po' la gente che va. Ecco, Francesca, come ti sei trovata? Non eri l'unica, tra l'altro, ad essere... La suora? No, no. Ma ti preferisci essere da suora o da scuo? Da squad. No, no squad, il quad è un'altra cosa. Il quad. Il quad da squad. Come si dice in indiano? Squad. Sì, ma forse più da indiano. Indiano. Sì. Mi piace più da indianina. Sì, come? Sì, sì. Ho sempre avuto un amore per le frange. Davvero? Sì, ma è la trasmissione. Alla Pocahontas. Sì, io le trecce, le frange, mi piacciono molto. Infatti tra l'altro il vicino più da... Sì, da indianina. Da indianina. Beh, anche Candido da sorella francese. Sì, ma infatti per Natale, da bambina, ero sempre Maria, Ero sempre Maria. Nel presepe. Sì, no, facevamo la... Ecco, un'altra cosa, come il carnevale a scuola, che si è persa purtroppo, era anche la recita di Natale, noi la facevamo in chiesa, la sera di Natale a mezzanotte. Cioè, nella scuola la recita di Natale la facevate... I bambini della scuola... Erano c'era il telefono azzurro, No, era una cosa molto sentita e andavamo in chiesa a mezzanotte, bello. Che nasceva il bambino Gesù e le tutto quanto, anche quelle, e facevamo la recita a mezzanotte e io ero quasi sempre da Maria, Maria, Maddalena, Maria. Col velo bianco e tutti mi dicevano no, la perla, ma Maria Maddalena o Maria la madre di Gesù? No, all'epoca solo c'era solo la Santa Maria, sì. La Maddalena è stata un po' scartata, però pare che abbia avuto l'importanza, insomma. Maria di Nazareth. La Maria Maddalena. Maria Maddalena. È quella che insomma sembrava che fosse ci fosse un inciuccio. Sì, È vero, c'era anche lei. C'era. Però sai, è sempre stata tenuta un po' in disparte. Però negli affreschi, nelle pitture si vede, fra i protagonisti. Guarda questa scena qua con la Gabriella. C'era anche la Gabriella vestita anche lei da suora. Sì, Suora sexy lei, Suora sexy, molto sì, sexy. Ce n'erano diverse, suora con la giarrettina. È vero. Suora con la giarrettina. Adesso penso che la faccio vedere, guarda, eccola qua. Tac. Tac, con la giarrettiera, suora con la giarrettiera. Vabbè. Va là. Allora, adesso mi dici velocemente cosa stai facendo perché dobbiamo andare con la pubblicità. Sto rifinendo la torta e poi la metto in forno. Sì, poi... ma che cosa hai fatto? Ci hai già messo la marmellata? Sì, ma mi hanno filmato, hanno visto, sì, mi hanno allora, messo la marmellata. Base di pasta frolla, marmellata di Susina. Sì, e sto... E oggi scrivi auguri? Yes, perché oggi compie... Ieri ha compiuto gli anni te, la novella, gli facciamo tanti auguri e oggi li compie la mia mamma. Che allora... Tanti auguri, signora mamma. Sì, sì. Katia. Katia, è vero. Katia. No, però devo dire, mi hai detto prima che non è che li compie il 29. Li compie il 29, però facciamo oggi.
Abbiamo sempre fatto il 28. Scusa, chi compie il 28? Non li festeggi il primo marzo. Ma quanti ne abbiamo oggi? 28. Non li compie domani. Non c'è il 29. Non c'è, vero? Nel 2020 non c'è. C'è ogni tanto, ogni 4 anni. E quindi oggi? Marzo, il giorno dopo il 28. Oggi e poi non li facciamo il primo perché... Il primo li faccio anche a mia zia, la sorella di mio babbo, l'Antonella. Ma quanti compie gli anni domani, quindi facciamo gli auguri a tutti. Allora, nata sotto il segno dei pesci. Nata sotto il segno dei pesci. Tutti pesci. A mezzanotte, tac, in punto, una gamba di qua, una di là, compie gli anni. Esatto. Sono dalle 9 di sera alle 3 del mattino. Primo quarto. Vabbè, allora facciamoci la pubblicità perché è giusto, siamo già in ritardo di ben 7 minuti. Chiacchieri sempre. Beh, non chiacchieriamo, è giusto. Mentre lei fa da mangiare, ci fa la crostata. L'hai messo in forno? Messo in forno a 180, ce la lasciamo, è sottile, quindi secondo me 25 minuti, mezz'ora, non di più. Tengo d'occhio. Brava. Hai visto? La tengo d'occhio. Ma brava, bravina. Brava, bravina. Ce la reclamo, state con noi.